diretta. Siamo con Stefano Panichi alla presentazione per il settimo anno del calendario del progetto Asterix. Siete uno dei partner storici di questa iniziativa, sempre improntata per il sociale. Ma Asterix, come abbiamo detto, è da 7 anni e ormai per noi è un appuntamento fisso annuale il sostegno ad Asterix. Perché quasi un obbligo. Guarda, un obbligo, perché attività come queste non possono essere sostenute, perché hanno una valenza, secondo me, sociale importantissima. Io, padre di 3 figli... No, che poi ho scoperto un aneddoto, che uno dei tuoi figli fa l'istruttore. Sì, sta facendo carriera, da giovane frequentatore dei campi estivi, ha fatto carriera, quindi sta oggi d'estate, insomma, collabora e con soddisfazione fa anche un'attività, diciamo, che rientra sempre in quest'ottica sociale, che pure dobbiamo riconoscergli questo, che riesce a coinvolgere. Quindi sti ragazzi, la mattina mio figlio si alzava alle 7 d'estate, no? E andava a lavorare con soddisfazione, con voglia di farlo. Quindi lui è un gran trascinatore. E torniamo all'aspetto sociale, però, perché d'estate purtroppo la gestione dei figli senza la scuola è un problema. Quindi qui, oltre a divertirsi, oltre a stare all'aria aperta, oltre a fare sport, vanno a risolvere anche un grosso problema delle famiglie, cioè quello di gestire i figli d'estate, perché i bambini finiscono la scuola e stanno a casa, i genitori continuano a lavorare. Quindi questa funzione qui, ripeto, oltre ad essere salutare e tutto per i ragazzi, c'è anche una grande funzione per le famiglie. Insomma. Quest'anno sono aumentati i comuni, 25 amministrazioni comunali partecipano, da Arquata del Tronto, Montefalcone, Smerico fino al mare. Ma non poteva non succedere, perché poi quando le cose funzionano è facile che venga, che il contagio sia veloce ed efficace, insomma, ecco. Quindi dal 10 giugno al 6 settembre, quindi è iniziata la macchina organizzativa di questa iniziativa, che ha molto successo, specialmente magari nei comuni montani. Lo scorso anno un grandissimo successo a Comunanza. Quindi partner storico Gruppo Panichi, sempre vicino a queste iniziative, voi non vi fate mai dire di no. Quindi aspetteremo pure a te, magari a qualche centro estivo al mattino. Ma io sto accompagnato e continuo ad accompagnare i figli ogni mattina, quindi so benissimo dove si trovano e cosa fanno. Certo, oggi le sedi sono diventate un po' tante, per visitarle tutte bisognerebbe prendersi una settimana di tempo. Guarda, sì. A parte le battute, ancora complimenti, perché ripeto, l'iniziativa è veramente importante da tantissimi punti di vista.